Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, come non fare un video per festeggiare questa eliminazione del PSG? Ragazzi, l'avevo detto a inizio stagione, ero straconvinto che quest'anno il PSG non vinceva nulla in campo europeo e così è stato. Certo, non mi aspettavo che uscisse con questo Real Madrid, che fondamentalmente non è una squadra così forte da far paura, cioè sicuramente a livello tecnico secondo me non è a livello del PSG, quindi non mi aspettavo, soprattutto dopo il risultato dell'andata, che il Real Madrid è stato preso a pallonate dal PSG e un ottimo primo tempo del PSG che uscisse in questo modo. Però ragazzi, è stato veramente l'epilogo migliore, non ce lo saremmo mai sognati questo epilogo. Il PSG fuori in rimonta con un errore di Donnarumma. Quindi, oltretutto ragazzi, lo dico, secondo me voglio essere il più obiettivo possibile. Oltretutto con un gol irregolare, perché secondo me ragazzi quello era fallo, dai. Adesso, per quanto possa essere contento che il PSG sia uscito con un gol irregolare, perché dai, è la squadra più vicina alla UEFA, contro una delle squadre che al momento ha i ferri corti con la UEFA, perché il Real Madrid sta facendo braccetto con la Juve per la Superlega, esce per un errore arbitrale. Per me era fallo ragazzi, ha toccato, cioè sul portiere si fischia subito un fallo del genere, subito. Portiere, appena lo tocchi si fischia fallo, così. Strana questa cosa, molto strana. Non avranno ricorso al VAR perché magari l'arbitro ha visto, ha valutato in quel modo, quindi in quel caso il VAR non deve intervenire, però insomma sembra un errore abbastanza grossolano. Però cioè, a me mi sarebbero girati i coglioni se non avessero fischiato un fallo del genere a Maignan, per esempio, dico con tutta onestà. Però sono contento così ragazzi, e questa sia la dimostrazione per tutti coloro che vogliono gli sceicchi ultramiliardari bla bla bla, che non sono solo i soldi ragazzi che ti portano alla vittoria. Certo, i soldi ti danno una mano, i soldi servono per arrivare a certi livelli, non è che vincono più le squadre di una volta come il Porto, come l'Ajax, cioè queste squadre non vincono e non vinceranno più probabilmente. Il Porto forse è stata l'ultima eccezione dell'era moderna che ha vinto qualcosa, che ha vinto una Champions League con Mourinho. Poi quella ragazzi mi ricordo l'abbiamo più persa noi come Champions uscendo col Deportivo La Coruña, però vabbè, un'altra storia. Però ecco, secondo me quelle eccezioni, queste eccezioni in Champions non succederanno più. Poi magari mi sbaglio, avete visto che Leicester qualche anno fa ha vinto la Premier League, che secondo me è un campionato difficile quasi quanto una Champions League, quindi direi che tutto può succedere. Però in questo momento i soldi sono molto importanti, è inutile negarlo, però ci vuole anche un progetto a lungo termine. Se prendi una squadra che non vince la Champions non so da quanto, e il PSG non ha la pazienza di mantenere questo progetto. Vedete che ogni 2 anni cambia allenatore, cioè scusate, 2 anni fa Tuchel ti ha portato in finale di Champions, cosa fai? Lo esoneri l'anno dopo. E cosa fa? Lui vince la Champions con il Chelsea insieme a un ex giocatore, Thiago Silva, che hai mandato via perché era troppo vecchio. Poi quest'anno mi prendi Sergio Ramos, un giocatore finito. C'è una squadra fatta di figurine ragazzi, figurine, campioni e figurine. E per carità, io sono dell'idea che ci vogliono i campioni, sono fondamentali i campioni per vincere, i top player per vincere a livello europeo, però non deve essere una squadra fatta soltanto di top player, di figurine. Bisogna fare una squadra con quei 3, 4, anche 5 giocatori se sono compatibili messi insieme, e poi attorno ci crei il gruppo, ci crei il gruppo. Tutte le squadre che hanno vinto hanno avuto sempre un grande gruppo ragazzi, tutte le squadre più vincenti nel corso degli anni hanno avuto sempre un grande gruppo. Il Barcellona di Guardiola, il Milan di Ancelotti, anche il Real Madrid di CR7 era un grande gruppo ragazzi. Il gruppo è fondamentale per vincere, la mentalità che ti crea il gruppo,
l'ambizione che crea il gruppo, le motivazioni che crea il gruppo, non sono solo i soldi poi, perché i soldi quelli li percepisci sia se vinci che se perdi, però la motivazione che ti dà il gruppo, ragazzi, quella la deve saper creare l'allenatore, ma la deve saper creare anche la società, la dirigenza, lo staff tecnico, mettendo i giusti giocatori all'interno dello spogliatoio. Io la penso così. Poi ripeto, ragazzi, non è che mi farebbe schifo fare un anno una sessione estiva come la PSG, anzi, cioè il Milan ci avrebbe anche bisogno di quei 3-4 giocatori top, però è sicuramente una società che ha un progetto, che ha un percorso, che lo sta svolgendo bene, che è un percorso che ogni anno ti porta a migliorare l'annata precedente, ricordiamoci da dove veniamo, e secondo me poi con la presenza negli anni in Champions arriveranno anche quei mercati che da tempo sogniamo, ecco. Ma con questa dirigenza quei mercati che da tempo sogniamo saranno anche mercati più concreti rispetto a il mercato faraonico di Fassone e Mirabelli, dove poi abbiamo buttato veramente via un sacco di soldi per prendere tutta spazzatura. Quindi fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, schiaffate un bel like e do la rumma merda. Ciao!